Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Il giovane ferito con un colpo di pistola alla schiena domenica sera in via Audino non sarebbe stato rapinato. Si fa quindi strada l'ipotesi di un regolamento di conti dietro l'aggressione, ma gli autori sono ancora ricercati. Il ventenne intanto sta meglio e presto potrà dire alla polizia cosa è successo. Sono disperati i genitori di Alvi, il 16enne scomparso da sabato a Bologna. Sono 4 giorni che ti aspettiamo, senza di te non possiamo vivere, dice il padre in un video appello rivolgendosi al figlio. Sembra che il ragazzo avesse difficoltà ad accettare alcune abitudini culturali islamiche presenti in ambito familiare, ricerche estese anche a Torino. A Bologna Confabitare segnala in via Brugnoli una situazione particolarmente pericolosa per il traffico nei tratti interessati dai cantieri per il tram, come testimoniano i video girati proprio dai residenti in questi giorni. L'alta velocità e parcheggi in punti critici sono tra le segnalazioni dell'Associazione dei proprietari immobiliari. A ETG parlano i candidati dei comuni di Casalecchio e Castelmaggiore che andranno al ballottaggio. A Casalecchio Matteo Ruggeri non è riuscito a vincere al primo turno e dovrà vedersela con Braga. A Castelmaggiore Paolo Gurgone non ha superato il 50% e dovrà affrontare la sfida con Luca Vignoli. Il cardinale Zuppi e il sindaco Lepore hanno inaugurato al Meloncello una nuova targa UNESCO del riconoscimento di patrimonio dell'umanità ai portici di Bologna. San Luca come il cammino di Santiago, ha detto l'arcivescovo. Il restauro procede lentamente, ha aggiunto il presidente della CEI, che ha poi parlato del pellegrinaggio che farà a Gerusalemme dal 13 al 16 giugno nel nome della pace. Buonasera dalla redazione di ETV. In primo piano questa sera c'è la cronaca perché proseguono le indagini sul ferimento a colpi di pistola avvenuto domenica sera in zona Andrea Costa. Il ventenne colpito alla schiena sta meglio e forse da lui, appena potrà parlare con gli investigatori della squadra mobile, si potranno chiarire meglio i contorni di questa aggressione. Facciamo il punto con Federico Balletti. È ancora ricoverato all'ospedale Maggiore, ma sta meglio. Il ventenne ferito con un colpo di pistola fra via Udinò e via Roncati a Bologna. Presto potrà probabilmente parlare con gli investigatori e la sua testimonianza, se collaborerà, sarà molto utile per delineare i contorni dell'aggressione che domenica sera ha turbato la tranquillità delle stradine residenziali tra via Andrea Costa e via Saragozza. Diversi i residenti che poco prima delle 22 hanno sentito alcune persone gridare in strada, poi l'esplosione di un paio di colpi che hanno subito fatto temere il peggio. Il ventenne, raggiunto da un proiettile nella parte bassa della schiena, forse mentre stava scappando, si è trascinato prima in un bar, poi fino ai viali dove è stato trovato dai soccorritori del 118 e dalla polizia. È un giovane italiano di origine straniera, residente a Imola e incensurato. In via Udinò sono state poi repertate alcune tracce di sangue e il bossolo di un proiettile di piccolo calibro, l'arma che ha sparato. Gli investigatori, al lavoro per ricostruire retroscena e movente del ferimento, non escludono nulla. Il tentativo di rapina degenerato per la reazione della vittima appare meno probabile, visto che il ragazzo aveva ancora con sé soldi e cellulare. Più verosimile un'aggressione maturata durante una lite o un regolamento di conti fra persone che già si conoscevano. Da chiarire anche se chi ha ferito il ragazzo fosse da solo insieme ad altre persone, come farebbe pensare il fatto che alcuni residenti raccontano di avere visto diversi giovani scappare e il ferito gridare «mi hanno sparato». Un aiuto per chiarire questi aspetti potrà arrivare anche dall'analisi di alcune telecamere di sorveglianza della zona, oltre ovviamente alle eventuali dichiarazioni del ventenne che ora è in ospedale. E non ci sono ancora notizie di Alvi, il 16enne scomparso a Bologna da sabato pomeriggio, quando non ha fatto ritorno a casa, in zona Barca dove abita insieme alla sua famiglia. Sono 4 giorni che ti aspettiamo, senza di te non possiamo vivere, dice il padre in un video appello rivolgendosi direttamente al figlio. Sembra che il ragazzo avesse difficoltà ad accettare alcune abitudini culturali islamiche presenti in ambito familiare. Ancora Federico Balletti. Noi sono 4 giorni aspettando per te e sto morendo per te. Te è il nostro cuore. Senza di te non posso vivere.
Volevo vivere insieme, volevo ridere insieme, sempre insieme. È un appello accorato quello di Pasa Kamal, il padre del ragazzo sedicenne di cui non si hanno notizie da sabato 8 giugno. Si chiama Alvi e abita in zona Barca, Bologna, con la famiglia di origine pakistana. I genitori sono molto preoccupati e oltre alla denuncia di scomparsa fatta alla polizia hanno chiesto aiuto all'avvocata Barbara Iannuccelli dell'associazione Penelope per ritrovare il ragazzo, diffondendo le sue foto anche sui social. Alvi è uscito di casa sabato pomeriggio per andare in centro alla biblioteca Sala Borsa con amici, come aveva fatto altre volte. Alle 19 ha contattato il padre con un messaggio su WhatsApp dicendo di non sentirsi bene a casa. Problemi che a quanto sembra non sarebbero riferiti direttamente ai genitori, ma piuttosto alla sua difficoltà ad accettare alcune abitudini culturali islamiche fortemente presenti in ambito familiare. Il ragazzo non si era mai allontanato da casa prima e non avrebbe mai manifestato intenzioni di farla finita. Anche le piccole difficoltà nel rendimento scolastico non sarebbero state così serie da metterlo in crisi. La sua dunque sembrerebbe una fuga soprattutto da una cultura che non voleva gli fosse imposta. Oltre che a Bologna, le ricerche sono state estese anche fuori regione. Il ragazzo infatti avrebbe parlato di Torino con un amico e per questo le foto di Alvi sono state diffuse anche alle pattuglie della polizia ferroviaria, in stazione e sulla tratta che porta verso il Piemonte. Alto 1,70 m, corporatura normale, carnagione olivastra, capelli medio lunghi, neri e mossi. L'ultima volta che è stato visto, il sedicenne indossava una t-shirt scura marca Macron, pantaloni scuri con particolari bianchi e scarpe nere con particolari bianchi. I genitori lo stanno aspettando. Se stai bene papà, almeno mandi un messaggio, fai un telefono. Tua mamma sta morendo per te. Io sempre in mezzo strada per te, sto cercando di te. Per favore, torna presto. Noi aspettiamo per te senza problemi niente. Torni a casa presto e speriamo di bene. Torna presto. I pericoli delle truffe messe in atto ai danni delle persone anziane corrono anche via telefono. Oggi sedicenti avvocati, tecnici dell'acqua o agenti contattano i pensionati usando app in grado di modificare la voce o il numero di telefono di chi sta chiamando. Importante è, in caso di dubbio, allertare sempre la polizia. Un messaggio ribadito anche oggi nel secondo appuntamento di una iniziativa per sensibilizzare appunto gli anziani organizzata dalla Questura di Bologna e dal gruppo Despar. Oggi era al Savena. Vediamo. Ci sono dei consigli per essere, per evitare di essere. Anche mia madre si è cascata. Sì. Un anno fa, sì, purtroppo. Però le avete beccate, gli hanno riportato i soldi indietro. Ah, ottimo, allora è andata, sì, no, andata stavano... bene. Stavano seguendo, erano due donne molto. Un volantino, i consigli utili per evitare i raggiri e racconti che riassumono in pochi minuti incontri che diversi anziani hanno avuto con sedicenti agenti, tecnici dell'acqua, assicuratori, avvocati. In diversi hanno telefonato, suonato i campanelli e parlato con pensionati per carpire la loro fiducia e farsi consegnare gioielli o denaro, riferendo in alcuni casi di incidenti o problemi che hanno coinvolto i loro figli o nipoti. Sono raggiri che colpiscono nel vivo. Per contrastarli, polizia e gruppo Despar hanno organizzato Insieme contro le truffe. Dopo la Barca, appuntamento al Savena. Ai clienti del supermercato gli agenti hanno spiegato come proteggersi e chiedere aiuto. Oggi i truffatori usano anche app in grado di camuffare la voce o il numero di telefono. Purtroppo oggi sono app con cui si può simulare di essere qualcun altro e quindi non fidarsi neanche se sul telefono appare la chiamata di una questura, un 113, una polizia postale, perché i truffatori si servono di strumenti tecnologici che gli consentono di simularsi diversamente da quello che sono, di chiamare facendo apparire sulla schermata del telefono un ufficio di polizia. Questa è una delle cose che ci capita più di frequente. Importante è chiamare subito la polizia. La cosa che suggeriamo a tutti è sempre, in qualsiasi caso dubbio, di chiamare il 113. Purtroppo chi fa quell'altro lavoro è gente capace, preparata e sfrutta delle debolezze e cerca di evitare in tutti i modi di consentire alle persone di contattare di familiari o il 113. Per cui ecco, cercare di resistere è la prima cosa, chiamarci in ogni caso e in qualsiasi caso dubbio, ripeto, e non fidarsi neanche delle telefonate in arrivo.
Ancora una notizia di cronaca. I carabinieri di Caldarara di Reno hanno denunciato un corriere 35enne accusato di avere rubato alcuni orologi di lusso che avrebbe dovuto consegnare a una gioielleria. L'indagine è nata dalla segnalazione di una ditta di logistica che ha riscontrato la sparizione di alcuni pacchi mai giunti al destinatario. Analizzando il lavoro dei corrieri ed esaminando i filmati della videosorveglianza, i carabinieri hanno smascherato il 35enne che lavora in subappalto. L'uomo è stato trovato in possesso di due orologi di marca destinati alla gioielleria del valore di circa 13.000 euro. E chiudiamo la pagina dedicata alla cronaca per parlare di viabilità. Andiamo ai disagi che sono stati registrati dai residenti che abitano in via Brugnoli e dintorni. La segnalazione arriva da Confabitare che, mandando anche video e segnalazioni, descrive una situazione particolarmente pericolosa per il traffico, come testimoniano appunto queste immagini che ora vedremo nel servizio di Alessia Salvatori. A Bologna, Confabitare, associazione proprietari immobiliari, ha recentemente segnalato all'assessora alla mobilità Valentina Orioli un significativo aumento del traffico in via Brugnoli, conseguente alle modifiche alla viabilità dovute ai lavori del cantiere del tram in via Rivareno. La situazione, sostiene il presidente nazionale di Confabitare Alberto Zanni, evidenzia un pericolo crescente per i pedoni e gli automobilisti, a causa del continuo transito di auto e moto che viaggiano ad alta velocità, oltre al passaggio degli autobus di grandi dimensioni. Le segnalazioni arrivano proprio dai residenti, come testimoniano queste immagini. In particolare, dice Zanni, gli autobus articolati tendono a posizionarsi sulla linea di mezzeria, invadendo spesso la corsia opposta e creando situazioni di pericolo sia per i veicoli in arrivo che per i pedoni. La situazione viene definita critica. Gli autobus cercano di guadagnare spazio, accelerando pericolosamente lungo la via, oppure non riescono a voltare, rimanendo incastrati in curva e bloccando il traffico, aumentando così il rischio di incidenti. Dagli stessi cittadini, tra l'altro, vengono anche indicati parcheggi non proprio ortodossi. Appena venerdì scorso una residente ha segnalato un vero e proprio caos sotto casa sua in via Brugnoli a causa di una macchina parcheggiata in curva all'incrocio con via Calori che ha bloccato l'autobus, provocando una fila, anche di bus, ferma per circa un'ora. Alla luce di tutto questo, il presidente di Confabitare chiede che vengano adottati provvedimenti urgenti. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta e la situazione attuale è insostenibile, dice Zanni. Proseguiamo il nostro telegiornale aprendo una ampia finestra dedicata alla politica dopo le europee e le elezioni amministrative che si sono svolte anche nel territorio bolognese. È tempo oggi di un'analisi del voto. Il risultato elettorale rafforza il nostro percorso in vista delle prossime elezioni regionali. Entro l'estate sceglieremo il successore di Stefano Bonaccini assieme alle forze della coalizione. A dirlo è il segretario regionale del Partito Democratico Luigi Tosiani. Sentiamo l'intervista di Giuseppe Pilloni. Alla luce dei risultati elettorali, qual è il percorso adesso in vista delle regionali? Il percorso non cambia, anzi si rafforza nel risultato delle regionali, nel risultato delle europee e delle amministrative nella nostra regione, perché il Partito Democratico è il primo partito di questa regione con ancora più forza, aumenta i voti validi alle europee, aumenta la percentuale rispetto a 5 anni fa e di 8 punti rispetto alle elezioni politiche. Il percorso si rafforza anche delle vittorie nei comuni e quindi ci sono le condizioni perché questo percorso sia ancora più forte. Sarà in campo nei prossimi giorni la fabbrica Emilia-Romagna che abbiamo lanciato come percorso programmatico che arriverà a mettere in campo le idee, i contenuti e poi vedremo la data del voto e certamente lo approcciamo con grande umiltà ma anche con la consapevolezza di poter fare bene. Quando sceglierete il candidato? Ci eravamo dati uno scadenziario preciso, lo rispetteremo. L'idea era quella, ed è confermata, di fare un percorso serio, ma di farlo presto e bene. E quindi entro l'estate, come detto, noi avremo il nostro candidato o la nostra candidata e lo vorremmo fare con la consapevolezza che non siamo soli a sceglierlo, vogliamo farlo con l'Emilia Romagna, con le forze della coalizione. Quindi entro agosto quindi sarà il nome? L'obiettivo è assolutamente quello, vediamo la data del voto che ad oggi non conosciamo, ma senza dubbio l'obiettivo è accelerare, farlo per fare un percorso serio e fatto bene, ma con le elezioni immediatamente, se dovessero esserci elezioni indette, confermate per la prima parte dell'autunno, è chiaro che dovremo prima dell'estate, prima della pausa, avere
nostra candidata e il nostro candidato, l'obiettivo è assolutamente quello, lo confermiamo nel percorso della fabbrica che abbiamo lanciato qualche settimana fa. Facciamo ora il punto sui comuni del Bolognese che andranno al ballottaggio. Uno di questi è Casalecchio di Reno, ve l'abbiamo anche raccontato ieri nei nostri telegiornali, anche nella nostra diretta di ieri sera. E, i due candidati sono Dario Braga, sostenuto da liste civiche da metà del PD locale, dai Verdi e da Azione. Spiega proprio lui adesso ai nostri microfoni le ragioni del suo successo e si rivolge a tutti i casalecchiesi senza alcuna pregiudiziale politica. Iniziamo da lui. Io sono sostenuto dalla lista civica storica di Casalecchio, dalla lista dei Girasoli, dai due partiti che sono Azione e il Partito dei Verdi e dalla lista centrosinistra per Casalecchio che, come sapete bene, è il risultato di una parte del Partito Democratico che è uscita dal partito per il rifiuto delle primarie. Ma questa ormai è la storia che ha preceduto l'avvio di questa grande avventura. Quindi c'è un dissidio interno al PD anche? Il dissidio, io non sono un iscritto al PD, ovviamente è un dissidio che è sfociato in un confronto di idee, l'abbiamo trasformato in un confronto di proposte, di programmi, anche molto innovativi, dei quali sono molto fiero perché ho potuto portare qui la mia esperienza, la mia competenza, tutto quello che ho fatto negli anni passati anche come ricercatore e come docente universitario, e sono convinto che con questa esperienza noi potremo fare grandi cose per il Casalecchio. La vera partita comincia adesso, a chi si rivolge? Io mi rivolgo a tutte le cittadine e i cittadini di Casalecchio, esattamente come ho fatto all'inizio di questa effetto palla di neve, è stata chiamata da qualcuno, proponendo idee e non quindi competenze e non appartenenze. Ho aggregato tante persone fin qua e sono convinto che da qui a due settimane ne aggregheremo molte altre con una nuova proposta civica di governo della città di Casalecchio, al di là degli schierimenti destra-sinistra che ha dimostrato un po' il passo per fortuna qui a Casalecchio. A Casalecchio dunque c'è tensione all'interno del centro-sinistra. Il candidato PD Matteo Ruggeri, portato al ballottaggio come abbiamo appena sentito da Dario Braga, attacca Coalizione Civica con cui il Partito Democratico governa a Bologna e in Emilia-Romagna per aver fatto campagna contro di lui. Ancora l'intervista è di Giuseppe Pilloni. Ecco, Ruggeri per pochissimo va al ballottaggio. Sì, davvero per pochissimo, poco più di 200 voti. Però sono convinto che potrò andare a farcela, potremo andare a farcela al secondo turno, perché comunque i casalecchiesi hanno dimostrato un grande consenso per la mia proposta politica, che nei fatti da sola ha preso molti più voti della somma della seconda e della terza forza politica in campo a Casalecchio. Quindi fiducioso che adesso al secondo turno vincerà? Io sono assolutamente fiducioso, dovremo continuare il lavoro che abbiamo iniziato qualche mese fa, andando casa per casa, ricordando a tutti che si voterà il 23 e il 24 di giugno. La porta al ballottaggio questo dissidio interno al PD? Questo dissidio interno al PD e anche qualche forza come Coalizione Civica, perché Emily Clancy è venuta qua a mettersi la faccia per Dario Braga e i Verdi delle Besta, quindi la sinistra più estrema che appoggia Dario Braga ha deciso di portare una forza progressista e riformista come la nostra al ballottaggio, ma credo davvero che i casalecchiesi sapranno riconoscere la sinistra del buon senso da quella del populismo che non sa davvero come governare una città come la nostra. Da Casalecchio di Reno a Castelmaggiore, dove non è riuscito a vincere al primo turno, Paolo Gurgone del Partito Democratico, sostenuto dalle liste civiche Bene in Comune e Civici per Castelmaggiore. Dovrà vedersela al ballottaggio con Luca Vignoli della lista civica Cose Nuove per Castelmaggiore. Iniziamo dall'ascoltare l'intervista a Gurgone. Paolo Gurgone, si va al ballottaggio a Castelmaggiore, deluso? No, non deluso, c'è una certa sorpresa perché è una situazione inedita, ma è una manifestazione della democrazia dei cittadini, quindi abbiamo accolto la notizia, siamo già
elaborando una strategia per tornare sul territorio in ascolto dei cittadini, per cercare di capire se c'è sfuggito qualche cosa, insomma una qualche criticità, una qualche tema sul quale si può ritornare per approfondire e per cercare di dare le risposte migliori. Quello che intendiamo fare in queste due settimane quindi è tornare tra la gente raccontando meglio le nostre idee e raccogliendo le istanze su alcuni temi che possono destare delle perplessità sui cittadini che evidentemente non sono stati sufficientemente chiariti, cercando anche di trasmettere insomma quella che è la nostra visione, la nostra esperienza e la nostra solidità rispetto anche alle sfide del futuro. Ecco, tutto qui. A chi chiede il voto? Il voto lo chiediamo magari a qualche cittadino che ha pensato di non votare, c'è stato un leggero aumento dell'astensionismo, cosa della quale ci dispiace, e quindi magari stimolare qualche cittadino ritornando appunto sui territori per invitarlo al voto, e a qualche cittadino che magari non ha compreso appieno la qualità della nostra proposta, oltre che magari a qualcuno che non ha mai votato e che forse solleticato anche, no, è stimolato da questa sfida del ballottaggio, magari si può avvicinare alla politica e per restare poi parte attiva della vita partecipativa del territorio. E ora sentiamo l'intervista a Luca Vignoli della lista civica Cose Nuove per Castelmaggiore. Ancora pilloni. Luca Vignoli, per la prima volta Castelmaggiore al ballottaggio, quindi già è un successo per voi. Sì, assolutamente, è un risultato storico, siamo molto contenti della fiducia che ci è stata data. Adesso intendiamo lavorare per farla crescere ancora di più e insomma completare questo risultato storico appunto. Ecco, la vostra lista civica si chiama Cose Nuove per Castelmaggiore perché volete rinnovare? Sì, ci sono molte questioni che secondo noi che abbiamo voluto sottolineare meglio perché andrebbero affrontate meglio. Poi il nostro progetto comunque non nasce l'altro ieri, nel senso che prende vita da un'associazione che lavora sul territorio ed è presente sul territorio da quasi 30 anni, quindi insomma siamo presenti da diverso tempo. Siete stati elogiati anche da Vecchioni? Sì, ci siamo proprio commossi nel vedere il video che ha fatto Roberto Vecchioni per noi, perché sono parole non di circostanza, ma proprio insomma sentite, evidentemente è stato colpito dal progetto, ha avuto la lungimiranza anche di capire la portata del progetto e di quello che stiamo facendo e l'ha compreso. A chi chiedete il voto? Ai cittadini, nel senso che noi siamo forti delle nostre convinzioni, siamo forti della qualità soprattutto del lavoro che abbiamo portato avanti finora e che secondo me i cittadini hanno compreso, stanno comprendendo, quindi davvero credo che il tema sia rivolgersi sempre di più alle persone che magari sono indecise o alle quali non siamo ancora riusciti ad arrivare. E per quanto riguarda i comuni che vanno al ballottaggio e i nodi che sono da sciogliere per il Partito Democratico, il sindaco di Bologna Matteo Lepore questa mattina a margine di un evento ha fatto un appello al partito. Sentiamo Riccardo Borsari. Come si è visto, quando la nostra coalizione è unita e più larga possibile si vince, quando ci si divide al proprio interno, anche nel nostro territorio, si mette a rischio il percorso del centro-sinistra. Credo sia una lezione importante in vista delle prossime regionali e quindi è importante lavorare da subito sia sul nome del candidato o candidata e sia sulla coalizione e il programma, e quindi non passerà giorno in cui io non ribadirò questo aspetto. È molto importante fare presto e farlo bene. Facciamo ora una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pulpharma. Da tre generazioni, Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati, nello showroom di Castelmaggiore, potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze. Mastellari, colori senza pari. Mangiare sano e buono? Semplice, fai come me. Io vado a fare la spesa al mercato coperto Campagna Amica di Porta Galliera a Bologna, dove trovo gli agricoltori con i loro prodotti agricoli, le loro eccellenze agroalimentari da portare sulla nostra tavola. Il mercato coperto Campagna Amica
ti aspetta a Bologna in via Galliera 60C il mercoledì con nuovo orario dalle 9 alle 14 e il sabato dalle 9 alle 14. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Sono Franco. State pensando di andare al mare? In montagna? In piscina? Vi occorre qualcosa? Ma venite da Franco. Le cose più belle e originali da Franco. Il prezzo più basso di Bologna ce l'ho io. Venite con fiducia da Franco. Ogni cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MG K-Vis, l'idrosalino energetico. Fai il vis di energia. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Essere leader nell'informazione locale significa molto di più che diffondere notizie. Significa essere vicini, conoscere, interessarsi e amare appassionatamente i territori che serviamo. Vi presento Netweek. Netweek è leader nell'informazione locale, sia cartacea che digitale. Con i 22 canali TV presenti in 16 regioni, può raggiungere una popolazione di 47 milioni di abitanti ed ha un ascolto mensile di oltre 7,6 milioni di persone. Con i 52 settimanali cartacei, supera i 4 milioni di lettori. Infine, con gli oltre 40 siti web, Netweek supera i 31 milioni di pagine viste al mese, con oltre 8 milioni di utenti unici. Siamo più di un mezzo di informazione. Siamo il tessuto che tiene insieme la tua comunità. Netweek, la voce autentica della tua città. Cellula si accende, l'energia vibra dentro di te, portandosi via stanchezza e spossatezza. MG K-Vis, l'idrosalino energetico. Fai il vis di energia. Ben ritrovati in studio, riprendiamo il nostro telegiornale parlando dei portici del riconoscimento UNESCO. Questo pomeriggio il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e il Sindaco Matteo Lepore hanno inaugurato sotto l'arco del Meloncello del Portico di San Luca una nuova targa proprio dell'UNESCO e per riconoscere appunto i portici come patrimonio della umanità. San Luca come il cammino di Santiago, ha detto l'Arcivescovo di Bologna, che ha parlato anche del pellegrinaggio che farà a Gerusalemme dal 13 al 16 giugno nel nome della pace. Il servizio è di Alessia Salvatori. Eminenza, ancora una targa, un riconoscimento di nuovo dall'UNESCO per i portici, patrimonio dell'umanità. I portici sono Bologna, sono questi corridoi della casa di Bologna che devono essere curati dai bolognesi, dai vari condomini. Questo portico di San Luca poi è quello più noto, forse quello che caratterizza più di tutti la città, il più lungo, quello che unisce, diciamo, la parte, l'alto con il basso, quello che fa entrare, diciamo, una dimensione spirituale, quello che è percorso da tutti, un po' come il Cammino di Santiago, dove tanti si ritrovano, come siamo, dei pellegrini. Quindi la protezione, una città che vuole proteggere, vuole accogliere, e che non vuole perdere una dimensione, la dimensione fondamentale della vita, che è quella dell'incontro. E il restauro di questi portici come procede? Procede ovviamente anche con una certa lentezza,
Io ricordo che era una delle prime cose che pensammo con l'allora, col presidente Bonaccini, perché appunto era necessario. È chiaro che richiede tempo, perché poi qual è il problema? Essendo così lungo, quando si finisce si ricomincia, perché qualche cosa che c'è sempre da aggiustare. Ma è anche un po' la vita che richiede sempre tanta manutenzione. Qualche volta ne facciamo poca e questo crea sempre qualche problema. Eminenza, tra pochi giorni parte un pellegrinaggio a Gerusalemme, quindi insomma un impegno importante. Se vogliamo è un po' come un portico che vogliamo che ci unisca con la Terra Santa, con tanta sofferenza, e soltanto non c'è niente altro che essere vicini, mostrare attenzione, far nostro quel dolore e chiedere che ovviamente quel dolore si diventi convivenza, pace, cessate il fuoco. È stata inaugurata al Museo Civico Archeologico la mostra I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, che ripercorre la biografia politica del leader del Partito Comunista Italiano. È andato per noi Riccardo Borsari. Fino al 25 agosto al Museo Civico Archeologico è ospitata la mostra I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, articolata in 5 sezioni tematiche che ripercorrono la biografia politica del leader del Partito Comunista Italiano. La rassegna, che in precedenza è stata allestita a Roma, nella tappa bolognese si arricchisce di una nuova sezione dedicata al rapporto tra Berlinguer e i militanti dell'Emilia-Romagna. È un progetto dell'Associazione Nazionale Enrico Berlinguer e poi qui a Bologna anche della Fondazione 2000, che ha allestito in particolare questa mostra, ed è un progetto nato nel 2022, quindi nel centenario della nascita di Berlinguer. E questa mostra bolognese invece si inaugura proprio nel quarantennale della scomparsa. E l'idea è che sia un politico, un leader politico di caratura non solo nazionale ma anche internazionale, di cui vale ancora la pena parlare, sul cui lascito vale ancora la pena riflettere, proprio perché sono molte le intuizioni nella situazione politica che hanno tuttora una grande attualità. Enrico Berlinguer è stato un grande italiano, un grande europeo, una persona che ha solcato la storia del nostro paese dal dopoguerra, guidando il Partito Comunista Italiano, che è stato un partito molto importante per la democrazia del nostro paese. In una delle sue ultime interviste parlava di quanto le tecnologie avessero cambiato il mondo del lavoro, ponendo una questione critica attorno al modello di sviluppo. Credo che sia una figura da conoscere. In questo museo ospitiamo la mostra dopo che è stata a Roma, quindi siamo orgogliosi come città di Bologna di ospitare la seconda tappa italiana, con anche un particolare approfondimento sul rapporto fra Enrico Berlinguer e la regione Emilia-Romagna. E in via Fondazza a Bologna è stata scoperta una targa per ricordare Giacomo Matteotti. Vediamo. Una targa per ricordare Giacomo Matteotti, che fu studente all'Università di Bologna tra il 1903 e il 1907. L'ha inaugurata in via Fondazza, dove alloggiava Matteotti, il sindaco Matteo Lepore, nell'ambito del programma per il centenario dell'assassinio del deputato socialista, promosso assieme all'Università e Fondazione Gramsci. Vogliamo ricordare Giacomo Matteotti nel centesimo anniversario dalla sua uccisione, perché è stato il primo antifascista e è una persona che ha perso la propria vita perché ha voluto riscattare la dignità del Parlamento italiano. Nei prossimi mesi saremo chiamati a mobilitarci tutti quanti per fermare questa idea folle del premierato e dell'autonomia differenziata. Giacomo Matteotti, studente all'Università di Bologna, giurisprudenza, laurea 7 novembre 1907 con lode. Passeggiava in questi portici per venire qua, abitava qua e studiava in via Zamboni. Celebriamo quindi la sua mente libera che formò in questa città all'università. Quando il Comune ci ha chiesto di collaborare per una serie di eventi che ricordassero questa importante figura che qui ha studiato, abbiamo colto l'occasione subito con le nostre conoscenze, mettendo a disposizione poeti, storici, sociologi, tutto quello che potevamo, valorizzando la conoscenza dell'università. E ad oggi abbiamo una rassegna molto ricca che dopo il murales, dopo la posa della targa, si amplificherà soprattutto in autunno, vicino proprio al giorno della tesi. In autunno ricordiamo la mostra presso lo SMA, poi avremo il centro di poesia con i più importanti poeti nazionali e internazionali che parleranno di dittatura e antifascismo, e poi insieme a Pandora Festival e una rappresentazione teatrale proprio in absidale Santa Lucia sul discorso di Matteotti.
E con questo servizio si chiude questa nostra edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.